Ciao, bentrovati e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo Back to School, un nuovo suggerimento per un'attività molto semplice e veloce da strutturare in classe con gli studenti, principalmente con coloro i quali non abbiamo mai visto, e quindi un'attività che ci aiuterà a intraprendere, insomma, un percorso con loro, soprattutto stabilire una base per un dialogo futuro. Cosa andiamo a chiedere ai nostri studenti? Quest'anno nella mia scuola la tematica suggerita è il viaggio. Ok, quindi l'idea del journey, l'idea del trip, l'idea del traveling e che io ho immaginato soprattutto come un viaggio molto lungo, quindi il viaggio nella vita e quindi che cos'è che io porterei nel mio backpack nel momento in cui intraprendo un viaggio lungo, molto lungo e quindi qualcosa della quale non potrei mai fare a meno. Quindi metterei nel mio zainetto sicuramente cose concrete, ma anche magari qualche concetto astratto oppure quel qualcosa o quella persona della quale davvero non potrei mai fare a meno. Come ho immaginato di strutturare questa attività? Andiamo a vedere un esempio. Già questa è sicuramente questa è la bacheca che io ho preparato per i miei studenti. Come vedete è una bacheca costruita con Padlet. Abbiamo un titolo, My Journey, Traveling Around the World, What's in My Backpack, quindi che cosa porterei nel mio zainetto. E ho immaginato questo spazio che ci consentirà di collezionare queste nuvole di parole all'interno delle quali ecco, andiamo a mettere tutti quegli oggetti, quei concetti, quelle persone delle quali effettivamente non possiamo fare assolutamente a meno. Quindi gli applicativi che ci saranno utili sono un Padlet per costruire questo spazio, questa bacheca digitale e WordArt, che è un creatore di nuvole di parole. Inutile dire quanto nella didattica delle lingue straniere, ma anche dell'italiano, ma di qualsiasi disciplina, partire con una base lessicale sia fondamentale per introdurre qualsiasi argomento e l'utilità delle nuvole di parole sta proprio in quello. Quindi mi aiutano in una visualizzazione grafica proprio di concetti e di idee dalle quali che costituiranno una base di partenza, ripeto, in qualsiasi disciplina, scienze, storia, arte, insomma, anche perché sappiamo che ognuna ha il suo lessico. E naturalmente alla sua terminologia che è importante conoscere prima di. Ora, io chiaramente, ripeto, è un'attività in lingua inglese e per cui qui naturalmente io parto sempre con un prodotto che ho creato io per prima, in modo tale da dargli anche un'idea di quello che stanno realizzando. Eccolo qui il mio zainetto. Come vedete ci sono degli oggetti concreti, ma insomma è chiaro che in uno zainetto non potrei mai mettere due gatti, ma è anche vero che senza i miei due gatti io non potrei muovermi e andare in nessun luogo. La mia mamma, concetto, insomma, è lo stesso concetto, la passione che caratterizza sempre tutte le nostre esperienze e la saggezza che ci fa prendere delle decisioni importanti. Quindi, insomma, ripeto, questa è l'idea. Tra l'altro, loro all'interno della bacheca avranno anche la possibilità, lo attiverò adesso, di esprimere un commento, una reazione, mettere un mi piace in modo tale che poi andremo a votare quello che ci sembra lo zainetto più interessante. E allora, come funziona tutto questo? Ripeto, io ho bisogno di due applicativi, e cioè Padlet e WordArt. Quindi vado su Padlet, io sono già naturalmente loggata, creo un Padlet, scelgo il formato muro. Eccolo, che mi consentirà di avere tanti tasselli e inizio a, come dire, a personalizzarlo. Quindi, What's in my backpack? Ok, nella descrizione, traveling around the world, oppure insomma, inserite quello che vi piace di più. Ok. Un'icona che rappresenta il viaggio, vediamo se qui dentro c'è proprio la bag, eccola. Bene, quindi ho inserito l'icona dello zaino, dopodiché agiamo sullo sfondo e andiamo a personalizzarlo. Ho già scaricato dal web l'immagine dello sfondo che vorrei caricare qui, vado a prelevarla dal mio computer, eccola.
e dico salva. Dopodiché tralascio questa parte della combinazione dei colori che potrei modificare anche in un secondo momento, così come il carattere. Mi va bene tutto questo relativamente al layout. Quello che mi interessa attivare invece è la sezione delle reazioni e tra le reazioni vado a scelgo il mi piace oppure scelgo le stelle. Eccole, e dico salva. In questo modo ci sarà la possibilità di votare il Padlet, scusate, la nuvola di parole che ci piace di più. Moderazione lascio così com'è, cambio però l'URL in modo tale che possa essere dettato anche facilmente. Ora io che cosa farò alla fine di tutto questo? Preleverò il link di condivisione e lo condividerò con i miei studenti tramite la nostra classe virtuale, ok? Però per velocità, i primi giorni, magari loro non sono ancora iscritti alla classe virtuale che stiamo utilizzando, che sia quella di Google, che sia quella di Microsoft o altra. Quindi che cosa faccio? Semplifico questa parte di URL finale, quindi lo chiamo backpack. Vedete, veramente velocissimo, salva. Quindi l'indirizzo che io andrò a dettare ai miei studenti sarà questo, e cioè padlet.com/arix, che è il mio username, slash backpack. Quindi facile, ripeto, da dettare, e questo è un altro grande vantaggio del quando si lavora con Padlet. Ora è già personalizzato il mio spazio. Quello che devo accertarmi è che sia scrivibile in modo tale che i miei studenti possano con un semplice clic inserire la loro nuvola di parole, quindi me ne vado qui su questa freccia, ok? Qui devo verificare che i visitatori che arrivano sulla mia bacheca possano scrivere e che sia segreta, in modo tale che soltanto coloro i quali al momento hanno il link possano effettivamente interagire con questo spazio. Ok, è tutto pronto e non mi resta che inserire però la mia nuvola di parole, in modo tale che loro sappiano già quello che è il prodotto finale che devono realizzare. Dunque io sono qui all'interno di WordArt, sono già loggata, sono già registrata. Ah, una cosa importante, sempre perché inizialmente loro non hanno ancora i loro account istituzionali, dobbiamo aspettare che gli vengano forniti, che loro entrino, superino le prime difficoltà, insomma, e così via. Ho provveduto a creare un account Gmail che verrà condiviso per tutto l'anno dalla classe. In questo modo loro impareranno anche, io avrò la possibilità di modificare direttamente all'interno dell'account i loro lavori e loro, dal canto loro, avranno la possibilità di imparare che cosa significa rispettare lo spazio e il lavoro altrui. Quindi faremo anche un po' di educazione civica in questa attività. Quindi sono all'interno di WordArt, clicco sul pulsante Create, qui in alto inserisco il titolo, quindi Backpack, e magari per individuare il mio inserisco anche il mio nome o il mio soprannome, in qualche modo dovrà essere identificabile anche dall'insegnante all'interno, perché lavoriamo nello stesso account. Dopodiché qui inizio a inserire le mie parole, ok? Quindi ne mettiamo un paio soltanto per vedere il risultato finale. Ok, dopodiché vado a scegliere le shapes, quindi quale forma dovrà avere la mia nuvola di parole. Qui, come vedete, ce ne sono già alcune suggerite, ma laddove vedete divise anche per categorie, qui sulla sinistra. Ok, però nel caso in cui non dovessero essere sufficienti, noi abbiamo anche la possibilità di aggiungere un'immagine e possiamo prenderla dal computer oppure possiamo prenderla dal web. Quindi io me ne vado qui. Backpack, le icons o illustrations funzionano molto meglio, quindi vi consiglio di prendere un'icona. Eccola, prendiamo per esempio questa. Tasto destro, copia l'indirizzo dell'immagine, torno qui, vado su internet e incollo l'indirizzo dell'immagine. Ok, upload ed è pronto. Ok. Quindi vediamo una volta caricata, eccola all'interno della nostra galleria. Dopodiché andiamo a scegliere i font. A me piace sempre molto, attenzione, devono essere leggibili, eh? Questo è molto importante. Eccolo qui, Slacky. Layout. Ok, dopodiché scegliamo il layout, cioè il modo in cui le parole vanno a disporsi.
Dancing Words mi sembra interessante. Nello stile io posso anche giocare con i colori, vedete il colore di sfondo, l'immagine di sfondo, la velocità di animazione delle parole, perché vedrete che saranno interattive e al mouse over si ingrandiranno. A questo punto, quando ho pronto tutto, io in genere qui non cambio nulla, ma insomma vedrete che loro si divertiranno a farlo. Primo pulsante in alto. Ed ecco che lui va a comporre la nostra nuvola di parole. Eccola. Ok? Vedete che le parole sono interattive, quindi al passaggio del mouse si ingrandiscono e cambiano colore. Ok, la nostra immagine è pronta, non ci resta che condividerla, quindi share a link. Dobbiamo renderla pubblica. Lui ci restituisce a questo punto un link che copiamo. Ce ne torniamo sul Padlet, doppio clic in un punto qualsiasi, inseriamo il nostro nome, ok, e qui andiamo a incollare il nostro link. Qualche secondo, carica e clicchiamo su pubblica. Il gioco è fatto. Vedete che qui in basso ci sarà anche la possibilità di inserire una valutazione. Bene, il nostro viaggio termina qui. Abbiamo visto come in non tanti click, con un paio di applicativi anche semplici da utilizzare sia da parte nostra che da parte dei nostri studenti, è possibile costruire uno spazio nel quale andremo a raccogliere quelle che sono le loro idee importanti nella vita, perché nel mio zainetto io vado a inserire quello che ciò di cui io non posso assolutamente fare a meno. Un'attività che ci permetterà di lavorare sul lessico, ci permetterà di iniziare a conoscere i nostri studenti, iniziare a dare anche a loro l'idea di quello che della persona che hanno di fronte, e in questo modo il nostro viaggio per l'anno scolastico inizierà. Non mi resta che augurare a voi buon anno scolastico e buon viaggio. Ciao, alla prossima!